cordiale saluto da Luigi Palumbo e bentrovati con l'appuntamento settimanale di TG7 ImmobilNews.it. Apriamo il TG di questa settimana parlando dell'imposta municipale unica. Resta ancora da definire, infatti, l'importo che gli italiani saranno chiamati a versare a dicembre per il pagamento della terza e ultima tranche dell'imposta municipale unica. Il governo ed i sindaci avranno tempo fino alla fine di ottobre per definire gli accordi in grado di modificare le aliquote locali. E se i sindaci sperano in una boccata d'ossigeno per le casse delle amministrazioni locali, resta esclusa tuttavia l'ipotesi di un trasferimento ai comuni dell'intero introito, con il Ministero delle Finanze che preferirebbe convogliare il gettito IMU in parte al fondo perequativo ed in parte al fondo di riequilibrio. Tremano le famiglie italiane, temendo nuovi rincari seppur su base locale. Continuando a parlare di IMU, entriamo nel merito della questione relativa all'applicazione dell'imposta sugli immobili di proprietà della Chiesa. Il Consiglio di Stato ha infatti frenato la procedura applicativa dell'imposizione, affermando che non basta un regolamento per l'applicazione della tassa IMU sugli enti non commerciali e quindi anche su quelli della Chiesa. Secondo i giudici Palazzo Spada, non sarebbe demandata al Ministero la generale attuazione della nuova disciplina dell'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. Immediata la risposta del Governo, con il Ministero delle Finanze che si è detto pronto a modificare il decreto rispettando le indicazioni del Consiglio di Stato, per rendere pienamente operativa l'estensione dell'imposta anche agli immobili redditizi degli enti non commerciali. Restiamo in tema di mercato immobiliare e parliamo di case vacanza. Secondo una recente indagine condotta da Nomisma, infatti, la media dei prezzi e dei canoni di locazione relativi ad immobili siti in località turistiche è scesa quasi del 5% solo nel biennio 2011-2012. Poche le differenze tra nord e sud e tra mare e montagna. Si va dal meno 7% di Positano, al meno 6,4% di Cortina e al meno 6% di Alassio. Le previsioni, purtroppo, non lasciano sperare in una ripresa breve. Le compravendite scenderanno nel prossimo biennio di quasi il 5%, i prezzi del 4,5%. Scenderanno le locazioni, con i canoni in discesa del 3,8% e il numero di contratti del 3,3%. A pesare sulle dinamiche, commenta Nomisma, non è soltanto l'introduzione dell'IMU, quanto la percezione che l'investimento immobiliare rappresenti l'obiettivo privilegiato delle manovre di finanza pubblica. Chiudiamo il TG dando uno sguardo al portafogli del cittadino medio. Quasi 4.000 euro in meno nell'arco degli ultimi 4 anni, di cui 1.400 solo negli ultimi 12 mesi. Sono queste le proporzioni dell'impoverimento provato dalle famiglie italiane, secondo gli ultimi dati pubblicati nel rapporto dell'Istat. Stando alle statistiche, il reddito disponibile delle famiglie è diminuito dell'1% nell'ultimo trimestre e dell'1,5% in un anno. Ma tenendo conto dell'inflazione, i dati crescono in maniera notevole, raggiungendo rispettivamente le proporzioni dell'1,6% rispetto ai primi tre mesi del 2012 e del 4,1% rispetto al secondo trimestre 2011. Una perdita superiore persino a quella del 2009, l'anno finora più buio dall'inizio della crisi economica. Preoccupate le associazioni di categoria, con Adusbef e Federconsumatori in testa, che chiedono al governo una detassazione a partire dalle tredicesime per le famiglie a reddito fisso e pensionati, unita al rilancio degli investimenti per sviluppo tecnologico e ricerca. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito immobilnews.it. Per oggi è tutto, Luigi Palumbo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana con TG7 Immobilnews.